Allora, buonasera a tutti, io sono Franco Suitner, membro del Consiglio Scientifico della Società Dantesca e sono stato incaricato oggi di presentare l'ospite appunto che ci terrà la lectura Dantis del 18° canto appunto del Purgatorio e quindi sono lieto di dare il nostro saluto alla professoressa Giulia Puma, che di formazione poi di dottorato parigina, ma è adesso docente, quindi professoressa alla Università di Nizza, vero? L'università appunto della Côte d'Azur. E la professoressa Puma ha una formazione complessa, cioè per un certo verso è un italianista, insomma, e quindi anche una studiosa di letteratura italiana, ma è anche una storica dell'arte, una studiosa di iconologia e quindi mette insieme queste sue competenze. È autrice, così il suo lavoro credo più importante, è una ricerca molto impegnativa sull'iconologia della natività, insomma, in Italia, le rappresentazioni della natività, quindi le nativité italienne, credo che si chiami, è un libro in francese che però è stato pubblicato dall'École Française di Roma, insomma, nel 2019. Ma ha poi studiato anche il corredo iconografico di manoscritti di Boccaccio, De Mulieribus Claris, De Casibus Virorum Illustrium, credo qualcosa anche sulle miniature appunto del Purgatorio, insomma ha tutta una bibliografia all'attivo appunto su questi argomenti. E oggi appunto ha organizzato, credo da poco, insieme al professor Foglio, che credo abbiate sentito proprio qui nella precedente lectura Dantis, un convegno sui mostri mitologici, vero, in Dante, quindi forse qualcuno di voi ha anche sentito questa conferenza. Io la ringrazio quindi di aver accettato il nostro invito, le faccio omaggio come sempre della nostra medaglia riservata ai relatori appunto della Società Dantesca e le do la parola insomma per la sua lettura. Ringrazio il professor Suitner, Marcello Cicuto, la Società Dantesca Italiana per l'invito in questa prestigiosa sede a pronunciare la lectura Dantis dedicata al canto 18° del Purgatorio. A titolo personale, ma anche in quanto membro del progetto di ricerca dell'Agenzia Nazionale per la Ricerca Francese DAF, Dante d'hier à aujourd'hui en France, Dante da ieri a oggi in Francia, che va dal 2021 al 2025, del quale la Società Dantesca Italiana e partner. Ringrazio inoltre Marisa Boschi ed Antonio Glessi per la gentilezza con cui hanno preparato l'evento di oggi. Il ciclo autunnale delle letture di quest'anno include i canti centrali, non solo della Cantica del Purgatorio, ma della Commedia tutta. Con il canto 16 del Purgatorio si è chiusa la prima metà del poema. Con il canto 17, commentato poco fa in questa sede dall'amico e collega all'Università di Nizza Giampiero Scafoglio, ci troviamo a metà della cantica purgatoriale e si apre tutta la seconda metà della commedia in direzione del paradiso. Qui, ai versi 76-78 di Purgatorio 17, ci aveva raccontato Dante: noi eravamo dove più non saliva la scala su ed eravamo affissi pur come nave che la piaggia arriva. Nell'immagine del manoscritto Holkham del terzo quarto del 300, oggi alla Bodleian Library di Oxford, sembra esservi traccia dell'ascesa appena compiuta
con una mezza sagoma intenta a salire, ancora percepibile in secondo piano a destra, mentre in primo piano il dialogo fra Dante e Virgilio visualizza il momento discorsivo sull'amore che si sviluppa nel testo a cavallo fra Purgatorio 17 e 18. La tradizione iconografica di Purgatorio 18 consta, per quel che ho potuto recensire, di 6 visualizzazioni in codici del 300 e 3 in codici del 400. Queste immagini sono di qualità molto variabile, alternandole con visualizzazioni create in epoca moderna e contemporanea. Accompagno quindi la lettura di oggi con i componimenti dalla maggior efficacia esegetica al fine di servire la comprensione dei versi danteschi e insieme dimostrare la capacità delle immagini ad operare veri e propri commenti pittorici, come diceva Peter Brieger nel 69, alla commedia. Il 17° canto descrive la spartizione dei peccati ed il passaggio dalle 3 prime cornici purgatoriali occupate da coloro in cui l'amore ha per oggetto il male, le cornici dei superbi, degli invidiosi e degli iracondi, alle 4 seguenti, in cui l'amore è rivolto al bene, con fiacchezza o eccesso, con le cornici degli accidiosi, degli avari e dei prodighi, dei golosi e infine dei lussuriosi. Uno spettro di varianti schematizzato nell'edizione veneziana del 1515, curata dagli eredi di Aldo Manuzio. A differenza dell'Aldina del 1502, che non comprendeva alcun corredo visivo, gli eredi si ispirano alla giuntina del 1506, includendo delle mappe dell'aldilà e, ulteriore novità, introducono 2 schemi morali, uno per l'inferno e questo per il purgatorio. La categoria contemplata nel canto 18 è quella dell'accidia, in basso a sinistra, nel diagramma, una forma di amore volontario rivolto al bene, ma troppo fiacco, poco, dice lo schema. Insieme a Purgatorio 16 e 17, Purgatorio 18 forma un insieme nel quale viene presentata la suddivisione delle pene nelle 7 cornici e, di fronte agli esempi di amori aventi per oggetto il male o di amori rivolti al bene ma con fiacchezza o eccesso, vengono definiti da Virgilio l'amore ed il libero arbitrio. Infatti è capitale distinguere gli amori buoni dagli amori rei, come si legge ai versi 64-66. Questo è il principio, la onde si piglia ragion di meritare in voi, secondo che buoni e rei amori accoglie e viglia. L'obiettivo di Virgilio nel canto 18 è illustrare a Dante la responsabilità di ognuno di questi amori per essere in grado di discernere l'uno dall'altro e di saper rinunciare all'amore reo per scegliere quello buono. Sebastiano Italia vi ha dedicato un articolo uscito quest'anno intitolato «Dante e la questione del libero arbitrio» nella rivista di letteratura italiana medievale della Sorbonne Nouvelle Arzana. Vi si trova un sunto della bibliografia pregressa sul nostro canto dal 1900 a oggi, che tralascia però pubblicazioni pertinenti quali l'articolo di Ottavio Brigandì, La libertà e le immagini, una drammaturgia a stazioni per il controllo dell'amore,
Lettura di Purgatorio 18-19, uscito nella rivista dell'Università Statale di Milano ACME nel 2014, dove l'autore illustra la centralità nella riflessione dantesca del tema della padronanza dell'amore. La dolorosa riflessione del canto quinto dell'inferno, il lungo apprendistato lirico del Dante giovanile, subiscono in Purgatorio 18 una forma di rettifica, nella quale Dante afferma il primato di un'autocoscienza abile a padroneggiare qualunque sentimento sorto per necessità, cito Brigandì. Nell'immagine di Federico Zuccari, eseguita nel 1586, durante la permanenza al monastero dell'Escorial, oggi conservata al gabinetto disegni e stampe degli Uffizi, è posta nel cartiglio ai piedi dei poeti la terzina con la definizione dell'amore ai versi 19-21. L'animo che è creato ad amar presto ad ogni cosa è mobile che piace, tosto che dal piacere in atto ed esto. Definizione che viene subito dopo stemprata da Virgilio con la riflessione su ragione e libero arbitrio. I canti 17 e 18 del Purgatorio presentano una struttura chiastica, laddove il canto 17 si divide in due: prima un tempo narrativo dal verso 1 a 69, poi un tempo discorsivo dal verso 70 a 139, a specchio il canto 18 si divide anch'esso in due, ma il tempo discorsivo dal verso 1 a 75 precede il tempo narrativo dal verso 76 a 145, al quale Federico Zuccari dedica una seconda immagine dove i due poeti in primo piano si sono voltati verso la turba degli accidiosi che passa correndo. Ascoltata una prima parte del discorso di definizione dell'amore al canto 17, Dante vorrebbe, da parte di Virgilio, ulteriori approfondimenti. Ai versi 4-6 dice: «E io, cui nova sete ancor frugava, di fuor tacea e dentro dicea, forse lo troppo dimandar ch'io fo li grava». Nella prima metà del canto 18, Virgilio espone quindi l'articolazione di amore e libero arbitrio, ovvero definisce una vera e propria lirica eticizzata. Questa l'espressione scelta da Teodolinda Barolini nel suo commento alla Commedia, uscito 10 anni fa, per le Columbia University Libraries. Purgatorio 18 è il canto di Love and Free Will, the lyric ethicized, in quanto Dante vi fa sintetizzare da Virgilio la propria evoluzione nei confronti della tradizione lirica, che viene confrontata alle esigenze etiche del pensiero filosofico. L'amore può nascere in noi, sì, ma non ne siamo poi semplici prede, passive. Ricordiamo la terzina dalla quale siamo partiti. L'animo che è creato ad amar presto ad ogni cosa è mobile che piace, tosto che dal piacere in atto è desto. E sentiamo come Virgilio comincia a stemprarla. Però che forse appar la sua matera sempre esser buona, ma non ciascun segno è buono, ancor che buona sia la cera. Ai versi 19-21 e 37-39. Il mantovano qui chiama in causa una prima volta Beatrice, al verso 48,
per scacciare lo spettro di Cavalcanti, cito Brigandì di nuovo, cioè sottolineare il necessario controllo delle spinte amorose tramite ragione e fede, paragonato all'ape che spontaneamente fabbrica il miele. L'uomo sente destarsi in sé spontaneamente gli affetti. È però sua responsabilità esercitare su di loro il discrimine della propria ragione. I primi appetibili, i desideri, cito, sono in voi, sì come studio in ape di far lo mele. E questa prima voglia, merto di lode o di biasmo, non cape. Leggiamo ai versi 58-60. Le ultime cinque terzine del discorso di Virgilio, dal verso 61 a 75, sono capitali. Vi si concentrano, cito dai versi 62, 64, 68, 69 e 72, i concetti di innata virtù che consiglia, il principio onde si piglia ragion di meritare, l'innata libertate, la moralità, la podestate dentro a noi di ritener ogni amor. Questa fitta rete di concetti prepara la seconda menzione di Beatrice e la formulazione chiave, la nobile virtù che Beatrice intende per lo libero arbitrio, ai versi 73-74. I due indici sinistri puntati di Dante e Virgilio, così come lo scambio fra i loro sguardi. Nel manoscritto Holkham della Bodleian Library, dipinto nel terzo quarto del Trecento, stanno a significare la loro concentrazione di fronte alla densità ed alla centralità dottrinale di quanto viene esposto in questo momento al centro della cantica e della commedia. La chiave di volta del ragionamento, a mio avviso, si trova al verso 62, dove ci viene insegnato che il nostro libero arbitrio, l'innata virtù che ci consiglia, cito, dell'assenso de tener la soglia. Un conto è sentire che non abbiamo il controllo sugli amori che possono nascere in ognuno di noi. Poniam che di necessitate surga ogni amor che dentro a voi s'accende, concede Dante ai versi 70-71. Un altro è fermarci a capire quali fra questi amori sono buoni e quali sono rei, verso 66. Meritano il nostro assenso, verso 63, esclusivamente gli amori buoni e virtuosi. L'immagine della nostra soglia che dobbiamo tenere consente di esteriorizzare l'amor che dentro a noi s'accende, di considerarlo al lume della ragione, come esplicitano i versi 67-68. Color che ragionando andaro al fondo s'accorser desta innata libertate. È in gioco un doppio movimento. L'amore sembra sorgere direttamente dentro a noi, infuocarci, ma abbiamo la facoltà di considerarlo da fuori, come un oggetto, e di rigettarlo se non è buono,
di ritenerlo, appunto, dice Dante al verso 72. La dialettica del discorso virgiliano in Purgatorio 18 è tutta qui, nell'attenzione fra la presenza in noi di amore e l'esercizio della nostra ragione per contenerlo o addirittura contrastarlo se è necessario. Ecco perché il verso 62 sull'assenso e la soglia da tenere è essenziale. Tenere la soglia di se stessi, a consentire a lasciar crescere dentro di sé soltanto le forme buone dell'amore, è espressione della parte più nobile del nostro essere umani. È azione volontaria della coscienza morale, cito Paola Allegretti. Il concetto essenziale di libero arbitrio e la sua nobiltà vengono ricondotti da Virgilio a Beatrice, la cui figura è espressione perfetta dell'amore nobilitato, ai versi 73-74, in chiusura del passo. Virgilio annuncia allora a Dante che il discorso in merito verrà ripreso da Beatrice stessa in paradiso. Cito: «Però guarda che l'abbia a mente, sa parlar ten prende», ai versi 74-75, e sarà così al canto quinto del Paradiso, versi 19-23, in cui Beatrice spiega al poeta: «Lo maggior don che Dio per sua larghezza fesse creando e alla sua bontate più conformato e quel che più apprezza fu della volontà la libertate». Per quanto riguarda Purgatorio 18, si giunge a questo punto alla seconda metà del canto, non più discorsiva, ma narrativa. Dante descrive, ai versi 76-77, il cielo della mezzanotte, che vediamo rappresentato alla carta 147 verso nel codice Urbinate Latino 365 di Federico da Montefeltro, duca di Urbino, miniato nel Purgatorio da Franco dei Russi tra il 1481 e il 1482. In questo contesto notturno e calmo, appagato dalle spiegazioni del suo maestro, il poeta si sente rapire una prima volta dal sonno. Io, che la ragione aperta e piana sovra le mie quistioni avea ricolta, stava com'om che sonnolento vana. Versi 85-87. Il rilassamento però non dura più di un attimo, anzi è un astuto perno narrativo che accentua l'effetto di sorpresa provocato dall'arrivo degli accidiosi in piena corsa. Ma questa sonnolenza mi fu tolta subitamente da gente che, dopo le nostre spalle, a noi era già volta, ai versi 88-90. Nella sua incisione del 1868, Gustave Doré rappresenta l'immensa turba che sconta il peccato di accidia proprio dopo le spalle di Virgilio e Dante, riconoscibili davanti al centro, intenti a voltarsi. Dante identifica il gruppo che gli sta passando accanto. Io vidi di color venendo cui buon voler e giusto amor cavalca, versi 95-96, ed inizia il dialogo con loro. Dapprima, due anime danno due esempi di sollecitudine, la virtù opposta all'accidia. Un esempio tratto dal Vangelo,
ovvero come Maria si reca in fretta dalla cugina Elisabetta per la visitazione, quando sono entrambe incinte, la prima di Cristo e la seconda del Battista. Ed un secondo esempio, tratto dalla storia antica, come Cesare conduce in Spagna una campagna fulminea, cioè un esempio per ognuno dei due poteri, spirituale e temporale, la Chiesa e l'Impero, che interessano Dante. Le due anime che si fanno avanti per prime e gridavan piangendo, verso 99, sono volentieri isolate dagli artisti che hanno visualizzato il canto 18. Sono in primo piano nell'immagine concepita da John Flaxman e incisa da Tommaso Piroli nel 1807, mentre volano passando davanti ai poeti che le osservano. Le due anime erano già isolate nella prima fra tutte le visualizzazioni che ci sia pervenuta per il canto 18 del Purgatorio, secondo il censimento di IDP, l'Illuminated Dante Project, l'ampio progetto digitale di studio delle miniature dantesche in corso alla Federico II di Napoli. All'interno di uno dei codici del 100, risalenti al secondo quarto del 300, il manoscritto Strozzi 152, oggi alla Biblioteca Laurenziana, i cui disegni sono stati colorati solo fino a Purgatorio 11, scorgiamo per Purgatorio 18 un disegno distribuito in due momenti, con in basso, alla carta 46R, sulla sinistra, i due accidiosi che apostrofano i poeti. Così anche alla carta 129 verso del codice filippino dei Girolamini di Napoli, della prima metà del sesto decennio del 300, le due prime anime sono in disparte rispetto alla turba, più vicine ai poeti. Dopo l'incontro con le prime due anime, Virgilio esplicita come l'ardore dimostrato in Purgatorio da queste anime miri a riscattare l'insufficienza dimostrata in vita. O gente in cui fervore acuto adesso ricompie forse negligenza e indugio da voi per tepidezza in benfar messo, ai versi 106-108. Luca Zetta ha dedicato la sua lettura di Purgatorio 18, pubblicata nella Rivista di Studi Danteschi nel 2006, alla colpa della turba e alla definizione delle condizioni del suo riscatto. Insita nella triplice formula aggettivo-sostantivo o sostantivo-aggettivo, fervore acuto, buon volere e giusto amor. Nell'incisione di Flaxman, l'urgenza per le anime di muoversi veloci si capisce dalle mani protese delle due anime che additano la direzione da seguire in fretta. Ratto, ratto, che il tempo non si perda. Verso 103. Il movimento di corsa è confermato dalla turba alle loro spalle, degna dei migliori vasi greci, nello spacco delle gambe e i piedi puntati a indicare la corsa. Cotal per quel giron suo passo falca, per quel ch'io vidi di color. Si legge i versi 94-95. E con Dante e Virgilio in secondo piano, la cui immobilità di spettatori amplifica la percezione della celerità con la quale passano le anime in primo piano. Sei anni dopo l'incisione di Flaxman, che era del 1807, Sofia Giacomelli produce a sua volta nel 1813 un'immagine nella quale la distribuzione delle figure è capovolta, ma permane questo senso di celerità. Figlia di un incisore,
cresciuta a contatto con artisti quali Fragonard, Aigreuse, Sophie Janinet, è appassionatamente italofila, tanto da firmarsi in italiano Sofia Giacomelli e da aver concepito un ciclo di 100 incisioni per i 100 canti della commedia pubblicate nel 1813 a Paris, chez Salmon, Boulevard Montmartre. Poco nota finora, Gennaro Toscano la cita nelle sue pubblicazioni sul revival dantesco di primo Ottocento e di numerosi quadri di Paolo e Francesca di Jean-Auguste Dominique Ingres, mentre Rossin d'Arques sta preparando una prima analisi approfondita di alcune delle sue incisioni. La Janinet Giacomelli merita di essere annoverata a pieno titolo nella tradizione di visualizzazione o iconizzazione della commedia. Qui Virgilio e Dante sono al centro e in primo piano. La prima coppia di anime incontrate è già lontana in secondo piano. Dietro ai poeti corrono gli accidiosi e Virgilio, voltandosi verso uno di loro, gli consente di esplicitare la loro condizione. Noi siamo di voglia muoverci sì pieni che restar non potem, dice un'anima ai versi 115-116. I gesti dinamici del braccio destro proteso e della gamba sinistra per aria fanno passare dal linguaggio verbale a quello figurativo il movimento della corsa. A pronunciare questi versi, noi siamo di voglia muoverci sì pieni, è l'abate di San Zeno a Verona, posto dal pittore dell'Holkham, oggi Oxford, al centro del proprio componimento, riconoscibile per via della caratteristica tonsura. L'accidia rappresenta il vizio tipico dei monasteri e l'abate accusa subito di tale peccato un altro abate suo successore, Giuseppe della Scala, figlio naturale del signore di Verona, Alberto della Scala. Giuseppe è quindi anche fratello naturale di Cangrande. Imposto dal padre alla guida dell'abbazia, Giuseppe della Scala è giudicato mal del corpo intero e della mente peggio, ai versi 124-125. Ma l'anima dell'abate va così di fretta che Dante non sente più quello che dice in seguito. Io non so se più disse o se si tacque, tant'era già di là da noi trascorso, ma questo intesi e ritener mi piacque, versi 127-129. Ritorna in questo momento narrativo il verbo ritener, incontrato in precedenza nel momento discorsivo del canto, ad esprimere il potere della volontà di tenere la propria soglia. Qui, en passant, con questo intesi ritener mi piacque del verso 129, Dante allude alla consapevole cernita operata nella propria sconfinata memoria per comporre il proprio poema. Così come il libero arbitrio deve consentire ad ognuno di scindere gli amori buoni dagli amori rei, così nella commedia il poeta decide quali figure e fatti include e quali esclude. La materia di cui tratta il poema ed il modo, parole, versi, rime, in cui lo fa, sono esplicitati da Dante in questo verso come luoghi di affermazione suprema del proprio libero arbitrio, in relazione all'atto di creazione e componimento della propria opera letteraria. L'illustrazione del peccato di accidia si conclude in questo canto con due esempi non più individuali, ma collettivi. Per primo,
Virgilio indica a Dante il gruppo del popolo ebreo nel momento in cui si ribella a Mosè, fatta eccezione di Giosuè e Caleb, e rallenta il passo a causa della lunghezza della traversata, non raggiungendo di conseguenza né la terra promessa né il Giordano. Notevole il codice dell'Arsenal, datato ai primi anni del sesto decennio del 300, in cui il pittore dedica l'intera immagine della carta 94R alla terzina, i versi 133-135. Prima fue morta la gente a cui il mar s'aperse che vedesse Jordan l'erede sue. Il secondo esempio è, dato che viene enunciato sempre da Virgilio, una virtuosistica autocitazione del poeta antico, ovvero del canto quinto dell'Eneide, nel punto in cui i troiani scelgono di fare sosta in Sicilia con Aceste, anziché seguire Enea e rischiare nuove avventure e fatiche. Quella che l'affanno non sofferse fino alla fine col figlio d'Anchise, se stessa a vita senza gloria offerse. Leggiamo i versi 136-138. Dopo questa doppia descrizione di accidiosi, con un esempio biblico ed un esempio antico, che riecheggiano i due esempi antecedenti di virtù sollecita, Maria e Cesare, uno biblico e uno antico, le anime si allontanano, fuor da noi tanto divise, verso 139. L'iconizzazione di questa turba precipitosa diventa la segnatura visiva del canto 18. La riconosciamo nell'incisione del 1544 dell'edizione Marcolini della Commedia. Qui l'ideatore dell'immagine è Alessandro Velutello e l'incisore Giovanni Britto. Le scene sono corali, le ambientazioni di larga prospettiva, dice Marcello Ciccuto, e fortemente sintetizzanti, per porre enfasi sull'idea di uno spazio umano reale, misurabile e percorribile. A distanza di 20 anni, l'edizione veneziana del 1568, con l'esposizione di Bernardino Daniello, spinge questa logica fino ad una rappresentazione sintetica di tutto il Monte del Purgatorio, dove ritroviamo alla cornice degli accidiosi la caratteristica corsa della turba. La prima metà del canto si chiudeva con Dante rapito dal sonno, al verso 87. Ecco che questa seconda metà si chiude con i pensieri di Dante che si trasformano in sogni. Nuovo pensiero dentro a me si mise, del qual più altri nacquero e diversi. E tanto d'uno in altro vaneggiai, che gli occhi per vaghezza ricopersi e il pensamento in sogno trasmutai. Leggiamo i versi 141-145. A metà canto, Virgilio era riuscito ad alleggerire il carico di pensieri e domande di Dante. Del mio carcar di posta avea la soma, leggevamo al verso 84. Dante, sollevato, soddisfatto, si accingeva ad addormentarsi. Perch'io, che la ragione aperta e piana sovra le mie questioni avea ricolta, stava comon che sonnolento vana. A chiusura canto la situazione è paragonabile, ma non identica. Il poeta non cade passivamente nel sonno,
bensì gli si trasmuta in sogno il pensamento. È l'ultimo verso. Il sogno funziona come una fertile fucina, innesca la dinamica per le scoperte del canto successivo, Purgatorio 19. La miniatura al foglio 151R dell'Urbinate Latino 365 sembra rappresentare questo intessere i canti l'uno con l'altro. È posta all'inizio del canto 19, all'interno del codice. In primo piano, sul bordo sinistro, scorgiamo Virgilio e Dante adagiati a terra. Virgilio, vestito di rosso, guarda davanti a sé, mentre Dante, vestito di azzurro, la testa fra le mani, sta sognando. Da questo sogno nasce il prossimo canto. È necessario lo sviluppo del canto 19 per sapere in quale sogno il viator è rapito. Nel codice Yeats-Thompson 36, miniato da Priamo della Quercia per quanto riguarda il Purgatorio, negli anni 40 del 400 per Alfonso d'Aragona, oggi conservato alla British Library, ad esempio, i canti 18 e 19 del Purgatorio vengono accorpati in un'unica miniatura. A sinistra, la frazione del canto 18 rappresentata è quella dei vari incontri con gli accidiosi. Al centro, Dante, accovacciato, sperimenta il trasmutamento in sogno del proprio pensamento. A destra, infine, inizia la rappresentazione del canto 19 e della femmina Balba, descritta ai versi 7 e seguenti. Mi venne in sogno una femmina balba, io la mirava, con lo sguardo mio la facea scorta la lingua e poscia tutta la drizzava in poco d'ora e lo smarrito volto come amor vuol così le colorava. Con una notevole padronanza ecfrastica, Dante rende l'effetto prodotto dalla capacità di seduzione della sirena sul suo sguardo, che, come uno scultore, riplasma la figura femminile, cancellandone i difetti e, come un pittore, le dà la carnagione perfetta. I bassorilievi acheropiti dell'umiltà, osservati da Dante e Virgilio sulla prima cornice di Purgatorio 10, trovano qui, con la sirena Balba, nata dal sogno di Purgatorio 18, il loro pendant negativo. I bassorilievi, creati da Dio stesso, erano di marmo candido, esemplificavano purezza e virtù. La femmina, corretta dallo sguardo sedotto del poeta, esemplifica invece il pericolo del vizio e della seduzione. In ambedue i casi la via d'accesso al soggetto è il senso della vista e la sua capacità di influenza sulla mente e sul cuore. Pigliare occhi per aver la mente, in carne umana o nelle sue pitture, dice il poeta in Paradiso 27, ai versi 93-94. Non a caso, davanti ai bassorilievi, opere d'arte perfette perché create da Dio, i poeti hanno parlato di Cimabue, di Giotto, insieme al miniatore Oderisi da Gubbio. Il Purgatorio è la cantica del visibile parlare, secondo l'espressione usata da Dante al verso 95 di Purgatorio 10. Virtuosa la resa del concetto di visibile parlare nelle miniature di Franco De Rossi per il codice Urbinate Latino 365. Lui, come miniatore, dimostra di padroneggiare l'arte del trompe-l'œil quando raffigura il marmo candido e fa di Dante e Virgilio di spalle
due cultori di opere d'arte. Mentre io mi dilettava di guardare le immagini, gli occhi miei che ammirare erano contenti per veder novità di onde son vaghi, si legge ai versi 97-104 di Purgatorio 10. In un testo del 1893, Bernard Berenson, il grande connoisseur di Villa Itatti, delineava il profilo di un Dante lover of arts e sottolineava la necessità di conoscere l'arte del suo tempo, i pittori a lui contemporanei, per capire le immagini visive espresse dal poeta nei propri versi. La visualizzazione di Dante, Berenson usa proprio questa parola per descrivere la capacità ecfrastica, fuori dal comune del poeta, era ampiamente determinata dalle opere d'arte che lui conosceva intimamente. Chi meglio di Marcello Cicuto ha studiato negli ultimi decenni questa intima determinazione che lega lo scrivere dantesco al suo apprezzamento e alla sua conoscenza dell'arte visiva? Il saggio berenzoniano di fine Ottocento era intitolato Dante's Visual Images and His Early Illustrators. Puntava quindi alla tradizione iconografica che dalla commedia è nata sin dagli anni 30 del 300 per illustrarla, ma affermava anche che non la si può capire e non si può capire il rapporto di Dante al vedere se non si studia in simultanea il panorama artistico nel quale è cresciuto e vissuto. Immagini visive emananti da Dante stesso e primi illustratori. Il titolo era programmatico dello sviluppo di due tipi di ricerche avvenuto a scala internazionale dal Novecento ad oggi in seno agli studi danteschi. Da un canto, l'indagine sulle immagini preesistenti che hanno nutrito la fantasia e l'inventiva del poeta. Dall'altro, il campo di indagine sulle immagini scaturite dai testi danteschi dal 300 ai giorni nostri. Il libro collettivo The Smiling Walls, Dante e le arti figurative, diretto da Rossend Arqués, Silvia Maddalo, Laura Pasquini, uscito nel 23, propone una sintesi interessante in quanto riunisce saggi dedicati sia all'esperienza artistica di Dante che alla ricezione artistica di Dante. The Smiling Walls completa e continua il ciclo di Dante visualizzato, Le carte ridenti, 5 volumi usciti tra il 17 e il 23. Il concetto di visualizzazione vi sostituisce il termine di illustrazione per parlare del passaggio dalla parola al testo e sottolineare quanto questo sia un vero e proprio commento e non una semplice traduzione dal linguaggio verbale al linguaggio figurativo. I 5 volumi rinnovano la conoscenza della tradizione pittorica nata dalla commedia, dal 3 al 500, compreso nel volume 3, diretto da Sabrina Ferrara e Rossend Arqués, e dedicato al secondo 400, il celebre manoscritto umanistico del duca Federico da Montefeltro e in particolare il corredo iconografico dei primi 11 canti purgatoriali. A questa stregua osserviamo come viene visualizzato in questo codice il canto 18, guardando sia all'iconografia che alla distribuzione delle miniature. Il codice viene vergato per le tre cantiche dall'amanuense Matteo De Contugi da Volterra.
mentre il pittore ferrarese Guglielmo Giraldi ne prepara tra il 1478 e l'80 il corredo figurativo per buona parte dell'Inferno e l'inizio del Purgatorio. Dopo la sua morte lo sostituisce il pittore Franco dei Russi, che esegue fra il 1481 e 82 buona parte delle miniature del Purgatorio. In tutto il codice consta di 120 miniature, non ugualmente distribuite tra una cantica e l'altra. L'Inferno ne comprende 41, il Purgatorio 46, ovvero più della prima cantica, fatto rarissimo e notevole, il Paradiso 33. Nella seconda cantica, quindi, 33 miniature si trovano in apertura dei canti e 13 alla fine, come ad esempio alle carte 147 verso e 148 recto. Questo pattern di distribuzione delle miniature è caratteristico della visualizzazione della seconda cantica in questo codice e ritorna 13 volte. La lunghezza media dei canti, 140 versi da un lato, e il numero medio di righe vergate su ogni faccia di pergamena, 30, fanno sì che la stesura di un canto occupi all'incirca 5 facciate e termini relativamente in alto nello specchio di scrittura. Il pittore del Purgatorio adegua il proprio lavoro inserendo volentieri una miniatura nello spazio libero a fine canto. La miniatura posta a foglio 147 verso, ad esempio, sotto l'ultimo verso del canto 17, in realtà rappresenta l'inizio del canto 18. Virgilio ha appena finito la prima parte del proprio discorso sulla definizione dell'amore, osserva Dante, lo vede ancora pieno di interrogazioni e lo spinge a formulare le proprie domande, sono i versi 1 a 9. Parlando di parlare ardir mi porse. La miniatura, con i due protagonisti seduti l'uno di fronte all'altro, nel paesaggio silenzioso della notte, insiste proprio sullo scambio verbale, sul dialogo. Dante chiede a Virgilio che gli dimostri amore e il gesto delle mani mostra il mantovano intento a dare questa spiegazione. Saranno i versi 16 a 75. Con la miniatura posta a foglio 148 recto continua la visualizzazione del canto 18 per i versi 89 e 90 con la turba magna degli accidiosi che passa correndo. Con queste miniature fronteggiate il pittore dà all'osservatore un'idea dell'insieme del canto in cui ognuna delle due immagini integra l'immagine adiacente sia dal punto di vista semiotico che estetico. Emerge dall'osservazione del dittico di miniature per il canto 18 e sono costruite in modo simile le visualizzazioni dell'incontro con Sordello, dell'arrivo alla porta del Purgatorio e i canti del visibile parlare, un dato importante per la comprensione del rapporto testo-immagine all'interno dell'Urbinate Latino 365. Il pittore riesce a pensare come un'opportunità la vicinanza di due immagini su di un verso ed un recto, faccia a faccia, da scoprirsi simultaneamente per il fruitore del codice. Incorpora e distribuisce gli episodi narrati da Dante secondo la legge di simultaneità tipica del linguaggio visivo. Il linguaggio scritto descrive successivamente i vari eventi e momenti del racconto. Quello visivo si offre alla percezione tutto in una volta.
L'intelligenza pittorica di Franco De Rossi, per citare Svetlana Alpers e Michael Baxendale, il suo rapporto autonomo e insieme fedele al testo dantesco, viene alla luce con brio nel dittico del canto 18, dove le due miniature, insieme diverse e complementari, esprimono i due momenti, prima argomentativo e poi attivo, così caratteristici di questo canto. Questo caso iconografico dimostra con particolare efficacia il potere esegetico delle immagini nei confronti del poema dantesco, la dimensione degli studi danteschi con la quale ho maggior consuetudine. Per concentrare nuovamente l'attenzione sul linguaggio verbale, mi sia concesso ricordare, prima che io legga il canto per esteso, quattro fra i tratti distintivi del canto 18 evidenziati da Paola Allegretti nella sua commedia In metro. 1. La parola ragiona e il verbo ragionando sono il filo rosso della discussione di Dante e Virgilio. 2. Al centro, al verso 68, arriva il sintagma in rima innata libertate, di cui Virgilio dà poi il nome teologico libero arbitrio e di cui Beatrice riparlerà in Paradiso. 3. Il canto si apre con l'acrostico poema, come anche altrove, dove il testo presenta argomentazioni filosofiche, ad esempio Purgatorio 26. 4. Qui, al canto 18, Virgilio spiega l'affermazione libertà va cercando, posta all'inizio della cantica a Purgatorio 1, e adopera tener al verso 63 e ritenerlo al verso 72 per indicare la fondamentale azione volontaria della coscienza morale. Purgatorio 18. Posto avea fine al suo ragionamento l'alto dottore, e attento guardava nella mia vista, s'io parea contento, e io, cui nova sete ancor frugava, di fuor tacea e dentro dicea, forse lo troppo dimandar ch'io foli grava. Ma quel padre verace, che s'accorse del timido voler che non s'apriva, parlando di parlar ardir mi porse. Ond'io, maestro, il mio veder s'avviva sì nel tuo lume ch'io discerno chiaro quando la tua ragion parta o descriva. Però ti prego, dolce padre caro, che mi dimostri amore, a cui reduci ogni buono operare il suo contrario. Drizza, disse, ver me l'agute luci dell'intelletto, e fie ti manifesto l'error de ciechi che si fanno duci. L'animo, che creato ad amar presto, ad ogni cosa è mobile che piace, tosto che dal piacere in atto ed esto. Vostra apprensiva da esser verace tragge intenzione e dentro a voi la spiega, sì che l'animo ad essa volger face. E se, rivolto in ver di lei si piega, quel piegare è amor, quella natura che per piacer di novo in voi si lega. Poi, come il fuoco muove sin altura, per la sua forma che è nata a salire là dove più in sua matera dura, così l'animo preso entra in disire, che moto spiritale, e mai non posa finché la cosa amata il fa gioire. Or ti puote apparer quant'è nascosa la veritate alla gente cavvera,
ciascun amore in sé laudabil cosa, però che forse appar la sua matera sempre esser buona, ma non ciascun segno è buono, ancor che buona sia la cera. Le tue parole il mio seguace ingegno, risposi io lui, m'hanno amor discoverto. Ma ciò m'ha fatto di dubbiar più pregno, che s'amore è di fuori a noi offerto e l'anima non va con altro piede, se dritta o torta va non è suo merto. Ed elli a me, quanto ragion qui vede, dirti possio. Da indi in là t'aspetta pura Beatrice, che opera di fede. Ogni forma sostanzial che setta è da matera ed è con lei unita, specifica vertute ha in sé colletta, la qual senza operar non è sentita, né si dimostra mai che per effetto, come per ver di fronde in pianta vita. Però, là onde vegna l'ontelletto delle prime notizie, omo non sape, e dei primi appetibili l'affetto, che sono in voi sì come studio in ape di farlo mele, e questa prima voglia merto di lode o di biasmo non cape. Or perché a questo ogni altra si raccoglia, innata v'è la virtù che consiglia, ed è l'assenso detener la soglia. Questo è il principio, la onde si piglia ragion di meritare in voi, secondo che buoni e rei amori accoglie viglia. Color che ragionando andaro al fondo s'accorser desta innata libertate, però moralità lasciaro al mondo. Onde, poniam che di necessitate surga ogni amor che dentro a voi s'accende, di ritenerlo e in voi la podestate. La nobile virtù Beatrice intende per lo libero arbitrio, e però guarda che l'abbia a mente, sa parlar ten prende. La luna, quasi a mezzanotte tarda, facea le stelle a noi parer più rade, fatto come un secchion che tuttor arda, e correa contra il ciel per quelle strade che il sole infiamma allor che quel da Roma tra Sardi e Corsi li vede quando cade. E quell'ombra gentil per cui si noma Pietola più che Villa Mantoana, del mio carcar disposta avea la soma, perch'io, che la ragione aperta e piana sovra le mie quistioni avea ricolta, stava com'om che sonnolento vana. Ma questa sonnolenza mi fu tolta subitamente da gente che dopo le nostre spalle a noi era già volta. E quale Ismeno già vide Asopo lungo di sé di notte furia e calca, pur che i teban di Bacco avesser uopo, cotal per quel giron suo passo falca, per quel ch'io vidi di color venendo cui buon volere giusto amor cavalca. Tosto fur sovra noi, perché correndo si movea tutta quella turba magna, e due dinanzi gridavan piangendo. Maria corse con fretta la montagna, e Cesare per soggiogare Ilerda punse Marsiglia e poi corse in Ispagna. Ratto, ratto, che il tempo non si perda per poco amor, gridavan gli altri appresso, che studio di ben far grazia rinverda. O gente in cui fervore aguto adesso ricompie, forse negligenza indugio da voi per tepidezza in ben far messo. Questi che vive, e certo in non vi bugio, vuole andar su, pur che il sol ne riluca, però ne dite onde presso il pertugio. Parole furon queste del mio duca, e un di quegli spirti disse: vieni di retro a noi e troverai la buca. Noi siam di voglia a muoverci sì pieni che restar non potem, però perdona se villania nostra giustizia tieni. Io fui abate in San Zeno a Verona, sotto l'omperio del buon Barbarossa, di cui dolente ancor Milan ragiona. E tale ha già l'un piede dentro la fossa che tosto piangerà quel monastero, e tristo fia d'avere avuto possa,
perché suo figlio, mal del corpo intero e della mente peggio, e che mal nacque, ha posto in loco di suo pastor vero. Io non so se più disse o se si tacque, tant'era già di là da noi trascorso, ma questo intesi e ritenermi piacque. E quei che m'era d'ogni uopo soccorso disse: volgiti qua, vedi ne due venir dando all'accidia di morso. Di retro a tutti dicean: prima fu morta la gente a cui il mar s'aperse che vedesse Iordan le rede sue, e quella che l'affanno non sofferse fino alla fine col figlio d'Anchise se stessa a vita senza gloria offerse. Poi, quando fuor da noi tanto divise quell'ombre che veder più non potiersi, nuovo pensiero dentro a me si mise, del qual più altri nacquero diversi, e tanto d'uno in altro vaneggiai che gli occhi per vaghezza ricopersi e il pensamento in sogno trasmutai. Allora ringraziamo la professoressa per questa lettura e, come al solito, c'è un spazio per qualche osservazione, non lo so. Prego. Bene, tutto è bello qui. Io non sono di Firenze, sono venuto a Bella Posta. E quello che mi colpisce di più è il problema di perché questo canto oggi. Ecco, perché il 18° canto? Intende nel nostro programma? Nel nostro programma perché seguiamo l'ordine ciclico, no? Quindi è una lectura d'antis. No, no, nel nostro programma noi leggiamo tutti i canti della Divina Commedia, no? Inferno, Purgatorio, Paradiso, e quindi nell'ordine 18° al 18° canto. Forse io prenderei spunto comunque sull'osservazione, no, per un'osservazione generale che credo che, cioè in realtà... Sì, sono canti assolutamente centrali. La questione del rapporto fra amore e libero arbitrio è effettivamente chiave per capire tutta la Divina Commedia. Naturalmente non sono fra i canti più facili, insomma, della Divina Commedia, perché in fondo è un po' una piccola lezione scolastica, insomma, in qualche modo, no? Direi Dante proprio dà una dimostrazione magistrale da questo punto di vista del modo in cui ha assorbito le lezioni, insomma, dei maestri, no? E riesce in qualche maniera a volgarizzarle appunto in questo modo. Questo fa sì, però, credo che siano anche tra i canti, per esempio in Italia, che si legge o si leggeva, non so, penso che ancora si legge la Divina Commedia per obbligo scolastico, ma questi canti è molto difficile che siano letti, no? Perché non hanno personaggi popolari, non accendono così l'attenzione, eppure sono veramente chiavi, insomma, no? Per capire appunto tutta la Divina Commedia, insomma. Una questione di cui si discute tanto, no? È la questione del modo in cui Dante tratta amore e libero arbitrio, no? Naturalmente. Qui c'è l'interpretazione tradizionale, cioè quella che forse è di maggioranza fra gli interpreti, secondo cui Dante farebbe una specie di palinodia quasi dell'amor cortese, così come sentito anche da lui appunto in gioventù, o dagli amici stilnovisti, non so. E forse io ho sempre pensato che sia un po' eccessiva questa idea, no? Perché in fondo anche nei trovatori provenzali non è che l'amore più
propagandato sia sempre la folamore, insomma, no? Voglio dire, c'è anche il concetto di mesura, no? Insomma, esatto. In provenzale, quindi è un amore controllato, eccetera, no? Quindi questa idea che emerge nel canto, insomma, che sì, l'amore è qualcosa, è un impulso a cui, voglio dire, che è forte, eccetera, ma che poi abbiamo la facoltà di controllarlo, eccetera. Io, per esempio, non lo vedo così in contrasto con la tradizione, o almeno una parte della tradizione, insomma, dell'amor cortese, già in Provenza e poi, insomma, anche presso gli italiani. Ecco, non so se lei ha una sua idea su questa questione. Senz'altro, grazie per la domanda, ci saranno elementi di ragione di fronte al dilagare, divampare dell'amore anche prima. Forse, non so cosa ne pensa lei, a mia volta le faccio una domanda, quello che Dante ci offre con i due tempi discorsivi di Purgatorio 17 e 18 è un lessico di un'ampiezza, un tempo di riflessione che di questa lunghezza prima non troviamo. Forse questo, forse proprio è il gesto di soffermarsi a soppesare la dialettica, amor ragione, in tali proporzioni. E in effetti è vero, credo, che non sono questi canti che studiamo di più da giovani, ma credo che vale proprio la pena leggerli e in effetti inserirli in una storia plurisecolare della lirica. Che ne pensa della mia proposta che qui sia proprio un armamentario, proprio concettuale, per affermare il potere di ragione in una dinamica con amore, che viene strutturato con una precisione rara in precedenza. Per quanto mi riguarda sono d'accordissimo con lei e penso anzi che nei saggi in cui si parla dell'amor cortese negli italiani, eccetera, ma insomma è raro che venga tirato fuori questo canto di Dante, che invece sarebbe un testo essenzialissimo, insomma, per questo. Non so se c'è... Sì. Allora, intanto, vabbè, ringrazio chiaramente di questa lettura e anche del bellissimo apparato iconografico che ci è stato offerto. Allora, intanto, vabbè, una piccola osservazione: io sono insegnante di scuola superiore e posso garantire che il sedicesimo del Purgatorio si legge a scuola e come? Perché il diciottesimo direi di no, però il sedicesimo sì, quindi della triade è quello, diciamo, più canonico nella consuetudine scolastica. Io volevo fare una piccola osservazione e poi una domanda. L'osservazione riguarda il ruolo di Virgilio, che effettivamente in questi canti riprende veramente un'importanza centrale, no? Mentre nell'antipurgatorio non sapeva neanche la strada dove dovevano andare i pellegrini, eccetera, invece qui veramente riprende una grandissima consistenza e anticipando quasi i dialoghi tra Dante e Beatrice in Paradiso, come del resto è stato detto. E poi naturalmente dopo questi canti c'è anche il momento del grande riconoscimento del ruolo di Virgilio attraverso la figura di Stazio, quindi c'è questa poderosa, diciamo, presenza di Virgilio. E invece la mia domanda era questa. Riflettevo, appunto, pur avendo letto tante volte questo canto, sull'ambientazione notturna, che mi ricordava l'ottavo canto del Purgatorio, dove siamo appunto nella Valletta dei Principi Negligenti, e qui siamo con gli accidiosi. Cioè c'è una relazione fra, diciamo, il tipo di peccato, comunque di atteggiamento peccaminoso, e la scelta dell'ambientazione notturna, secondo lei?
La ringrazio della domanda e forse per prudenza la sola risposta che la posso fare ora, lei posso fare ora e mi deve dare tempo. Mi deve dare un'email perché è precisissima e molto interessante e voglio ripercorrere sia spazi che tempi e versi e volentieri. Preferisco non rischiare risposte sbagliate. No, grazie a lei. C'è qualche altra domanda? Non so. Beh, allora penso che possiamo ringraziare appunto la professoressa allora per la lezione e per tutto quanto. Grazie.